Uè, che sei una gioca a pallone? No, rendiamo conto dove cazzo siamo arrivati. Questa è l'avanguardia. Sono veramente emozionato, ragazzi. Carichissimi stiamo. Porco Dio. Crucio. 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 Però mi siete entrati pure alle 2.59. Io sono messo a sistema l'audio all'ultimo. Ma tu posso niente con loro. Sto con problema. Sì, ma non urlaggio tu, se no clippa tu. Mi accollo il responsabile a sorpresa dell'audio clipposo. Terrestre. Cosa è una puttanata oggi? Sono sull'orlo di una crisi. Disintesto tutto e scappo a Santera. Io scappo in Islam. È la vita che me lo permette. Io me ne vado di casa. Volete vedere il pezzo di luna? Un po' di ordine qui. E manca a fa così però. Ma te ti rendi conto che cazzo stai a dire? Manca a fa così. No, che cazzo sei? Che cazzo sono? Sei C oggi. In tempo eri Jordan. Mo sei C. C triangolo. Ho perso la mia identità. This Dave. È un inglesismo. Allora, WhatsApp importantissimo. Davvero essenziale. Fidete. Intervisto la sua vita. Donate, verrà tutto investito in coccoina. Però raga, questo bisbiglia, Marco, ma che cazzo di problemi hai? A Faberopoli sborrano pure là. Ma chi l'aveva fatta la lasagna pure una colpita? Una colore per il balalà. Che schifo, porco Dio. Io vado diretto sul bidet. Cioè, voi utilizzate prima la carta e poi il bidet. E quando la usi la carta, te, scusa? Per asciugarmi l'uccello. E non per pulirti il culo. No. Cioè, quindi tu hai imparato il 14 aprile 2023 che la carta igienica serve a pulirsi il culo. E ieri ho fatto serata con quattro negroni. Gianluca, non ci metterà mai sul serio. C'è Lidia che dorme. Siamo i king dei due. Porchi di. Qual è il tuo tipo ideale? Da che ritmo, porco il clero bastardo. Ho tutto registrato. È giorno, ci lascia. Posso avere la stretta per questo, perché è sempre un'emozione. Alex Mucci. Mi spiace tantissimo. Dai, lasciami. Mettiamo una musichetta in post. Già scazzatire. Abuso di spettro. Pat, pat. Oddio. Amico, ho finito. Ci lasciano due persone. Ah, bene. Davide Marra. Ma stai sul serio? Sì. Ma che cazzo stai? Sì. Ma dai, ho sfasciolato. No, sono due persone, Alex Mucci e Davide Marra. Non è un troll. Ma che stai a dire? Non è un troll. È tutto ancora più divertente il fatto che Simone. Ma sei serio? È morta una persona, tra di noi. Allora, silenzio. È morta una persona. Alex Mucci. Ma porca puttana! Uno. Sì, ha ucciso lui. Vaffanculo. Tacci, cretino! Fammi fare il mio gioco! Mi voglio candidare! Me lo meritate di aver perso, porco Dio! Non puoi parlare durante il ballottaggio! Sono quattro partite che io non gioco! Quattro partite dove muore io! Allora, non potevo andare peggio prima, Ale! Vaffanculo! Io sono Marra! E Davide non c'entra, non tu! Come fai a essere sicura dei cattivi, cazzo? Te lo dico io! Sei anche tu il veggente, sono due? No, io allora... Davide è il veggente perché io ho capito che... Davide è il veggente perché io ho capito che Davide è il veggente nel momento in cui ho letto ho un'informazione. Ma che vuol dire? Tu sei il veggente, Davide! Sei il veggente! Che cosa vuol dire? Ma che sei un ricredito! Abbassa la voce, testa di cazzo! Coglione! Sono
Piano, piano. Ma sì, oh, sì, caro Poglia, così vince il lupo. Perdete, esatto. Stai zitto, dobbiamo ammazzare lui. Ma che stai a fa? Ricordate che squali stanno arrivando! Ha fatto l'uno. Hello! Clochards! E benvenuti in questa nuova puntata di Lupus! Bella regà, che dite? Tutto a posto? Fa fresco qui. Allora, oggi ragazzi è la puntata tryharder. Sono state chiamate solamente le persone con le statistiche più alte. Quindi oggi è puntata tryharding. Siamo meno, quindi con i ruoli mi sa che toccherà cambiare qualcosa rispetto alle solite live, perché siamo uno in meno, credo, secondo i... Scusa Gianluca, qual è la statistica di Livio? È al margine. Infatti guarda, penso che l'ho chiamato solo simbolicamente, perché in realtà è uno di quelli che è sempre andato peggio, Livio, secondo le statistiche. A mio dire, così così, io non so. Modesto, modesto, modestamente Livio, dai, per il meme serve, penso. Come va, come va? Bene, allora, ce l'ho un nuovo ruolo. Ce l'ho un nuovo... Grazie Felix. Ce l'ho un nuovo ruolo, lo stavo pensando in realtà per tanta gente, ma funziona anche con pochi. Un nuovo ruolo? Esatto, un nuovo ruolo. Allora, per sconvolgere un po' i ritmi, dici, sì, un po'. Sì. Visto che siamo tanto in otto, oggi i lupi non avranno l'aiutante, ok? Ok. Però ci sarà un nuovo ruolo che ho messo al posto di uno dei villici, che vabbè, io l'ho chiamato il maledetto, però possiamo maledetto, scegliere maledetto, maledetto, perché poi si confonde con Livio Villico. Utente sospetto sarebbe praticamente, è un villico, lui vince con i buoni, ma viene visto come lupo dal veggente. Okay. Vince con i buoni, ma viene visto come lupo. Viene semplicemente visto questo come lupo, ma lui poi in realtà è un villico normale. Ok. Ok. Sarà lui convincere. Porello, è proprio Livio, tipo. È proprio Livio. Sarà lui convincere che effettivamente è così. E poi abbiamo, il veggente come al solito, il giustiziere come al solito, il cavaliere lo facciamo cangiante. Quindi il cavaliere non può indicare due volte la stessa persona, ma può indicare anche se stesso consecutivamente, ovviamente. E poi niente, due lupi e due villachi. Ok. Detto questo, mi piace. Detto questo, distribuzione delle carte da parte di Meliador. Se il Chitano ci può intrattenere con una musica medievale. Grazie, Bonobo Raven. Grazie. È Chitano che sta fischiando. Niente male, eh? Un piccolo plagio a Morricone. Grazie Marco, che talento. Se ne infischia Marco. Ovviamente il maledetto lo chiamerà solo il master all'inizio e poi basta. Devo farlo capire alla chat. Sì, mamma mia. Ma anche per il master stesso. Quale vuoi? Lungo e nero. Ma guarda, bello. Sergio, mi prendo la seconda. Ah, che carta ha il maledetto prima che la guardo? L'insinuo è il maledetto, okay. Ragazzi. Sì. Te la rendo. Ah, il maledetto è un villico che vince con i villici, ma viene visto dal veggente come lupo. Quindi è uno sfigato, poraccio. Grazie, Livio. Bella penna. Lo sfigato, vabbè. Quella fustina. Addirittura un lancio brutale. Mara. No, no, l'ho presa, l'ho arrivata. Chiavati giallo, chiavati. Allora. Non funziona questa penna, Marco, veramente. Questa penna. Oh, ragazzi, oh, che cazzo fate? Sta succedendo? Marco, ma sei impazzito? Adesso porto me. Ma che è? Ma lo stavi quasi per prendere un occhio, hai preso. Ma che cos'è questa cosa? Ah, la matita da muratore. Tutta bella questa, sì. È quella per l'ingegnere, tipo. La matita per ingegnere.
Vabbè, almeno funziona. Grazie, no, no, 11. No, no, no. Non mi serve, funziona, funziona. Grazie, Marco. No, 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 tutto a posto, tutto a posto. Ce l'ho, ce l'ho. No, 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 vabbè, grazie. Ma gli occhiali non fa nulla, ragazzi, ma scherzate. Ma gli occhiali sono messi in CGI, non ha nessun occhiale, Simone. Che occhiali? Io sono in... Posso avere... No, perché per la matita negli occhi, ma è un filtro. Grazie 95, il filtro di John Candy là. John Kennedy. Vabbè ragazzi, let's go con questi allora, tempi, su lupo, lupo, maledetto, cavaliere, veggente, basta. Esatto, 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 il filtro del signor Mauro. Sì, sì. Dan Kennedy. Bene, potrei anche dire che è notte. Olè! Guarda, potrebbe anche essere notte, ci siamo. Bene. Sono socio di Dan Kennedy, non è che siamo qui a scherzare. Bene, non fatevi sentire, mi raccomando, non fatevi sgamare che il meta è dietro l'angolo. Allora, che i lupi aprano gli occhi. Che li chiudano. Che il maledetto apra gli occhi. Che li chiuda. Che il cavaliere apra gli occhi. Che li chiuda. Che il veggente apra gli occhi. Che li chiuda. Ed infine che il giustiziere apra gli occhi. Che li chiuda. Bene, è giorno. Salve ragazzi, mi candido come sindaco di questo villaggio. Io, preso dal potere di questa sedia col nome di Davide Marra, mi c'è candido sta, anch'io. C'è sta. Mi candido e aggiungo che sono la soluzione per questa partita. La soluzione e ho bisogno finale. Di avere... Taci! Ho bisogno di avere questa carica affinché io di conseguenza sia protetto. Ma la soluzione per quale team? Quello dei buoni. Posso, si può parlare? Non sì, so. Sì, certo. Io direi che il veggente può uscire subito e facciamo lui come cosa e il cavaliere lo protegge. Livio, ma che cazzo è stai cangiante. Dicendo? È cangiante il cavaliere. È cangiante il cavaliere, testa a melone. La prossima volta, invece di dormire con gli occhi aperti, fallo con gli occhi chiusi, almeno lo sappiamo. Coglione. Vabbè. Forza, ragazzi. Ma ti candidi, Livio? Ti candidi? Non ti voto. Sì. Ok, quindi Livio, Sergio, io, Gianluca e Bianca. Ok, io dico una cosa. No, vabbè, ti ho messo io nell'equazione, Bianca. Io dico una cosa. Sono il maledetto. Greve. Vabbè. Ci dispiace. Detto questo, ragazzi, votiamo. A partire da Livio Marcone. Livio Marcone. Davide Marra. Grazie, Emilia Marcone. Grazie Gianluco. Me stesso. Grazie bro. Prego. Sei un grande. Davide Marra. Grazie Biancona. Io, siccome lo vedo in forma, Livio Marcone. Davide. Buono. State 3-2? Tu e Livio? 3-2. Livio Marcone. Livio Marcone, sindaco. Sì, io non voto. No, non voterò. Ovviamente voterò il più bello in questa stanza, cioè Sergio. No, voto me stesso. Grazie. Mi spiace, ragazzi, ma sono un lupo. Mo so cazzi vostri. No, scherzo. Livio Marcone, sindaco. No, no, sono sindaco. Davide Marra, sindaco, e porteremo questo villaggio verso una nuova era. Va bene? Tutti pronti? Prontissimi. Ma è inutile che ridacchi in maniera proprio così. Beffarde, no. Da sornione. Ma lo sai perché? Stavo a pensare a una cosa. Dimmi tutto, dimmi. Però tutto. Stavo a pensare se la dico o non la dico. Perché vabbè, se vuoi il turno dopo. Poi non sembra che sto a proteggere, ma in realtà è semplicemente una sensazione che ha detto veramente una cazzata così bella, Livio. Che secondo che probabilmente me è buono, sì, anche secondo me. Capito? Oppure però è un mastermind. Dillo sembra quasi come voglio proteggere, no? Però no, no, ma anche io l'ho pensato perché voleva essere un aiuto per il villico. Però potrebbe anche bleffare, no, ragazzi. Sì, sì. Cioè, non è un coglione, detto, Livio. Secondo me l'ha detto perché ha detto: non c'è sta Renzi, non c'è certo. Sta questo, non c'è sta questa, sono solo i lupi. Allora il veggente. Avrebbe senso con un cavaliere non cangiato. Avrebbe senso con un cavaliere non cangiante. Certo. Detto questo cavaliere notte, mi protegga, grazie. Bene, è una notte tempestosa, in realtà no, è una notte afosa.
in questa cittadina senza nome. I lupi arrivano, aprono gli occhi e decidono la loro prossima vittima. Addirittura dissi salvo. Che chiudano gli occhi. Che il maledetto continui a rosicare, perché è un maledetto. Che il cavaliere apra gli occhi e decida chi proteggere. Che li chiuda. Che il veggente apra gli occhi e ponga il suo quesito divinatorio. Chiuda gli occhi. Che il giustiziere decida se utilizzare il suo potere. Perfetto, che chiuda gli occhi. Tranquillo Marco, non ti preoccupare. Ed è giorno! Che begli arpeggi. Con questi arpeggini fatti con un'intelligenza artificiale che Marco ora sta sperimentando, sì. Ah! Sì, stiamo a fare degli esperimenti. Ci sono caduto, sembrava umano. Sì, sì, con l'intelligenza artificiale che crea delle canzoni originali. Esatto. Vabbè, sono morte due persone. Purtroppo sì, purtroppo sì. No, Ema e Meliador. Cioè, giustiziere proprio così? Confident. Questa è una cosa gravissima. Ah, se noi hanno sparato a Meliador palese, ci hanno detto no, io ho sparato io a Meliador. Hai sparato tu a Meliador? Perché tu dici tattica da lupo, tattica dico che sono... Cazzo. Vabbè, raga, allora facciamo una bella cosa. Bellissimo. Facciamo una bella cosa. Però potrebbe essere la tattica da allora, lupo. Allora, Ema è morto, ma ha votato, secondo me infatti Ema era buono. Allora, facciamo una bella cosa. Io posso garantire per Marravillico. Puoi garantire per Marravillico. Io posso dirvi che vorrei che venisse fuori quasi quasi il veggente. Secondo me ha senso. Sì, ha senso perché tanto per un turno può essere protetto. Esatto. E questo siamo in 6. Anche perché di base probabilmente il cavaliere ha protetto me la notte scorsa. Siamo ma pochi. Che cazzo dici, Sergio? Scusami. Cosa? Stai leggendo troppo tra le righe, Gianluca, questo sto dicendo. No, o stai bluffando o hai palesato un ruolo. No, non ho palesato un ruolo, mettiamola così. Non ho... Lo ha velatamente detto. Allora, volete prima parlare d'altro e poi torniamo a questo o volete che porto questa storia fino alla sua conclusione? Perché la conclusione non vi piacerà quanto... Vai. Ascoltiamo prima quello che dice. Dica, vai. Dica. Semplicemente per il totale silenzio che ho udito a destra, o è Villico o è l'altro Villico sfigato, perché non si è mai vabbè, mosso, sì, io oppure sono, io sono sordo. Io sono un mastermind. Però, vabbè, ma comunque, senso, non è che ho detto, lo so, infatti vabbè, c'è stato a pensare troppo vabbè, quello che ho detto. Tu stai a parlare con muta ma forma. Ma in realtà l'hai aperta testa cosa che hai detto, garantisco se buono, Marra è buono. A me fa piacere che mi protegga così. Così, lanciato un po' così, e questo ti rende un po' sus. No, a me quello che rende sospetto... Sus! No, vabbè, in realtà ho capito, Sergio, dai, ha fatto meta, ma ci può pure stare. Io voglio chiedere una cosa a Bianca, però, e poi a Max. Dimmi tu. Cara Bianca, mi dici due potenziali cattivoni qui? Allora, come dico sempre, all'inizio, al primo incontro, mettiamola così, per me risulta difficile. Nonostante ciò, diciamo che non ho trovato un senso aperto in quello che ha detto Sergio, cioè parlare per meta e tutto sembra aggrapparsi al nulla. Ma okay, comunque gli do il beneficio del dubbio e lo ascolto. Ok, però mi daresti un altro, il secondo nella scala dei sospetti? Il secondo nella scala di sospetti... Mick, scusami, Mick. Eccomi. Il secondo nella scala di sospetti lo sto guardando con estrema intensità. Non è possibile, sono giustiziero, ho ammazzato Meliador! E chi mi può dare la prova di questa ma cosa? Ma chi è che ammazza Meliador al primo turno? Sono io! No, perdonami. No, potresti sono essere io, stato tu, potrebbe io essere stato Gianluca, potrebbe essere stato qualcun altro. Tutto qui, voglio solo aspettare un secondino. Però Livio, stai sghignazzando. Perché mi fai hai una risata beffarda e hai uno sguardo alquanto malefico e sospetto. Di conseguenza, così distinto
non per altro, semplicemente distinto. C'è un istinto e fa cagare. Ti ringrazio. Prego. Max, chi sono i tuoi due sospetti? Allora, io invece, contrariamente a quello che dice Bianca, io credo a Sergio. Gli credo. Okay. Non lo so, perché in realtà poteva avere due modalità la mossa che ha fatto. O la scelta magari di attirare l'attenzione su di lui, o proprio veramente ha fatto una questione di meta. Io non so perché l'ho trovata buona. La cosa più utile per i lupi dopo la mossa che ho fatto è cercare di investigare di più. Finché rimaneva nel vago potrebbe essere un bait. No, per no, far io uccidere una persona. Ti sto dicendo che pensando ti che il veggente almeno spiegano più turni, poteva avere tutti i vantaggi del mondo. L'unica cosa che toglie il vantaggio di quella mossa è investigare di più e fa domande. Ma io non lo so, che a me è che secondo me io ti credo. Max, che sono i tuoi due sospetti? Non ne ho idea adesso. Dai, due. Non uno. Lo so, non mi espongo. Allora, uno. Livio è pulito. Livio è safe, ha sparato lui a Meliador, non ci vabbè, stanno Sergio dubbi. E Livio per te sono safe. Un altro ce l'avrai un dubbio. Ad esclusione. Tra me, Gianluca e Bianca. Secondo me il veggente deve aspetta, uscire. Livio, posso avere una risposta? Tra noi tre chi è il più sospetto? Non lo so. Dai, puoi dire un nome. Non mi viene, non lo so, non mi voglio esporre, non lo so. Va non bene, lo so, va bene, allora, va bene. Secondo me il veggente deve uscire se vivo. Rimane vivo questo turno perché il cavaliere lo protegge. Il turno dopo vedrà un'altra persona e se muore comunque ci può indicare a esclusione. Sono d'accordo con Livio. Secondo me è proprio io seguirei la strategia di Livio. Anche perché a meno che non ha indicato me, Meliador, Ema. Voglio chiedere una cosa, quanti secondi abbiamo prima del voto? Quanto rido, se è Meliador 30 secondi. 30 secondi? Ok, allora Bianca è sicuramente il lupo perché ha indicato gli unici due praticamente confermati buoni come Livio e Sergio ed è stata molto in difficoltà in relazione alla mia domanda. Quando è così significa che devi escludere i tuoi compari. Quindi Bianca è uno dei lupi, 100%, sono indeciso tra Gianluca e Max. Perdonatemi per la domanda, scusami, non volevo stopparti Giallo. No. Ma perché confermatamente buoni? Giusto questo. Perché Livio è giustiziere ed ha sparato, Sergio è candido nelle sue argomentazioni, ha fatto meta ma per aiutare i buoni. In realtà anche Livio nella sua gaffa iniziale. Ma però aspetta, no, io vorrei dire una cosa. Io, nonostante io pensi sta cosa, però su Livio, di che Livio è cattivo, secondo me è proprio assurdo, Bia. E su questo sono d'accordo con Davide, cioè è assurdo. Non si è esposto nessun altro, nessuno ha detto niente. Io posso capire un dubbio su Sergio, perché il fatto che la sua cosa, che il suo modo sia candido è un conto. Però detto ciò, addirittura accusarlo che sia cattivo è esagerato. Ma anche perché questo è morta una persona, esatto. Quindi cioè, il giustiziere sarebbe uscito, ragazzi. Non è molto difficile. No, ragazzi, scusatemi se vi scoccio. Ma non c'è il veggente? No. Il veggente non esce? Ragazzi, il master ha deciso. Si va alle votazioni. Avete parlato una cifra, ragazzi. Si parte da Davide a votare. Biancus. Gianluca. Max. Bianca. Ragazzi, ricordatemi un attimo a quanto state, per favore. Ah, no, chi è che tu sei a due? Il mio vale doppio per Bianca. Ah, 1-3-1. Sergio. Max. Bianca. Prego, vantaggio Max Bianca. Perché? No, vabbè, ma tanto è un attimo, potrei pure morire, quindi vai. Allora, ed è per questo che io al primo turno non mi espongo particolarmente, per il fatto che ho sempre dei dubbi. Tutte le volte che delle persone mi hanno votata gratis mi sono rivelata villica. Io preferisco semplicemente rimanere nell'ombra, mi dispiace, l'unica cosa che mi ha lasciata interdetta è stato basarsi sul meta, che mi è sembrato un po' aggrapparsi e pararsi il culo nel nulla, tutto qui. Non volevo arrivare a questa situazione, votatemi, buoni, perdete, fate il cazzo che vi pare, detta in totale sincerità.
No, io quello che dico è che vabbè, non mi aspettavo andare a ballottaggio stavolta, però vabbè. Mi fa ridere che la prossima volta non mi esporrò in questo modo, perché ogni volta che mi espongo così alla fine vado al ballottaggio, sembro sempre colpevole, quindi va bene così, fate voi, vai. Vai Livio. Bene, si va da partire da lì. Livio da Bianca, meglio. No, meglio non vola. Va già. Detto Bianca. Max. Bianca. Muore Bianca ed è notte. Oddio mio. Perfetto. La musica non c'è più. Un silenzio funebre ci ricorda della nostra mortalità. Bene. Che i lupi aprano gli occhi e decidano di chi nutrirsi. Che li chiudano. Che il cavaliere apra gli occhi e decida chi proteggere dai lupi. Che li chiuda. Che il veggente apra gli occhi e indichi di chi vuole sapere il contenuto dell'anima. Chiuda gli occhi. Che il giustiziere decida se sparare, insomma. Bene, che chiuda gli occhi ed è giorno! Ci lascia Gianluchino. Allora, sono il veggente, ragazzi, ma non mi sono rivelato il turno prima perché in quanto sindaco non avevo la certezza che il cavaliere mi avrebbe protetto quella notte, ma adesso lo posso fare perché secondo me il cavaliere ha fatto sindaco, non quindi me, non me, e adesso mi può proteggere. Ho visto Bianca al primo turno e mi è stato detto sì, anche per quella l'ho messa un po' in difficoltà e non ha resistito. Stanotte ero indeciso tra Max e Gianluca, ho visto Gianluca e mi è stato detto di no. Quindi secondo me è Max. A meno che Sergio non stia facendo una giocata un po' goliardica qui, eh? No. Scusate, a questo punto tiriamo fuori il cavaliere, è finita. Chi è tra voi due? Io non sono il cavaliere. Sergio, sei il cavaliere? Io sono villicissimo. Sono uno dei due, secondo me... Mandateci al ballottaggio e vediamo. Dite che Meliador ha bleffato. Potrebbe aver bleffato sia da buono che da lupo, per esatto. Maledetto. Magari, ma io sono convinto che la mossa di Livio è stata stupida a prescindere. Cioè, come è andata, lui non era il lupo. Meliador Livio, secondo te chi è anche perché la partita era finita tra Max e Sergio? A meno che Livio non è il lupo, effettivamente l'ha ammazzato, ma da lupo, eh. Vabbè, perché non è uscito il giustiziere? Aspetta, no, ma non ha votato poi nessuno neanche di notte, quindi è impossibile, capito? Ma ci dovevano votare, cioè, meno lui. No, ma non ti ha votato nessuno di notte. Poi è stata la prima notte, cioè, sì. Doveva uscire un giustiziere, non è? Livio è buono. Sì, appunto. Sergio Gianluca. Allora. No, Gianluca è morto. Scusami, Sergio o Max? Io voglio vedere anche le votazioni di quelli che sono morti di notte. Perché... non è detto che tu sia per forza il veggente. Perché hai ragione. Ci può stare che tu non l'abbia detto per paura che il cavaliere non ti potesse. Ma perché era il sindaco? Era il sindaco. È vero. Dai, ma però... Bianca era palesemente lupo e l'ho uccisa, dai, raga. Anche tu, no. Da lì. Io l'ho votata perché mi è sembrata giusta la cosa. Però effettivamente non c'è una conferma di te, anche perché cioè, il fatto è che. Sì, i lupi non avrebbero votato te perché non possono rischiare di perdere una notte sapendo il cavaliere. Vabbè, ma quindi... tanto in realtà adesso se c'è ancora un lupo vivo mi voterà Bianca e basta. Che non era il veggente, ovviamente, altrimenti l'avrebbe detto al ballottaggio. Quindi non sussiste questo problema. Ma nessuno di due si è difeso dicendo che era un ruolo. Io la cosa ho pensato istantaneamente, abbiamo beccato entrambi. Ma non sussiste il problema perché mi voterà al massimo Bianca, che non può essere veggente, altrimenti l'avrebbe detto. Certo, e gli altri, essendo buoni, non mi voteranno perché sanno che sono veggente. Infatti, se gli altri, quindi secondo se me, morti di notte non si secondo vota. Me Max o Sergio, forse più ma Max. Ma perché più Max? Perché Sergio mi sembra buono, a meno che è Sergio. Tu sei convinto che sia perdonami, Sergio? Perdonami, aspetta, però... Siamo rimasti in quattro, tesoro. Però oggettivamente, cioè tu... Perché tu dall'inizio, adesso siamo rimasti in quattro. Però tu è da prima che c'hai sta cosa più verso di me. Ma cioè, no, che ma cosa perché eravate rimasti pensare? In tre, non è che è una cattiveria personale. No, io voglio cercare di capire. No, non penso sia una cattiveria. Voglio cercare di capire perché io. È perché eravate tu, Gianluca e Sergio.
Gianluca è stirato, l'ho guardato quello, stanotte. Però tra i tre il più sospetto so io. Ma siete in due adesso, tu e Sergio. Okay. Per me prima, state... Però tu per i primi... Allora, dalla... Prima c'era Gianluca e l'ho visto. Però aspetta, sì, ok. Però tu dalla domanda che mi hai fatto... Ah, l'hai visto Gianluca? L'ho visto stanotte, apposta dico. Anzi, per me era più sospetto okay, Gianluca. No, no, ci sta, ci sta, ci sta. Non avevo calcolato su sta cosa di Gianluca. Hai ragione. Poi non lo so, per te Sergio è cattivo? Certo. Che sono finiti. Allora, o se, allora io, Sergio... Tu che sei villico del cazzo. È giusto, sì. E tu sei villico. Certo. Cioè, allora, io tra i due, tra quello che ti dico è, ovviamente, per me, Livio è safe. Tra i due più in attacco. Vabbè, nel senso, è... anche io ero safe per te il turno scorso. No, è giusto non ho detto... che siamo, o no, so io, siete... No, Sergio, quindi, non modifica la realtà, perché io ho detto, no. Non ho detto che sei safe. Ho detto che era assurdo attaccarti in quel modo, semplicemente che ho pensato che potesse essere un meta. Però, se devo andare per esclusione... Non posso, certo. Che faccio? Mi accuso da solo, dico sì, sono io. Cioè, sei chiaramente tu, prima ho preso un granchio. Ne pierai un altro. Vabbè, votiamo, dai. Si vota a partire da Davide. Max. Due voti Max. Io tre sto. Davide vale perché due. Davide è doppio, giustamente. Okay. Ema. Sergio. Sta a tre Sergio. Marra 1. Il caos. Tutto. 3 1. 3 Sergio, 3 Max, 1 io. Che dai? Vabbè, Marra. Voto Marra vanno in tre, no? Marra. Chi decide? Vabbè, decide Livio, dai. Max, Sergio, Marra. Allora, raga, secondo me è abbastanza... No, ma avete fatto bene a mandarmi. Secondo me è abbastanza semplice. Bianca ha votato Sergio. E quindi sono pulito. E quindi è Max. Fine. Scusa, A meno che non abbia fatto la giocata contraria, però... Cioè, se... allora... Esatto, se avesse fatto la giocata contraria, perdonami. Se... il ballottaggio, ma il ballottaggio era palese che potessi mandargli e te. Ormai a livello dei numeri era quello. Poi perché Gianluca ha cambiato le carte. Cioè, ogni volta, no. Però non votando Sergio magari sarebbe rimasto a due. C'era il rischio che magari in realtà questa qui potrebbe essere ne una giocata intelligente. Ma sì che te dava votare. Ma in realtà poteva votare anche me. Però l'ho un po' counterata. Poi, vabbè, c'è stato il voto di Gianluca completamente a caso. Allora, la cosa è... vabbè. Allora aspetta, il voto di Gianluca pure secondo me è completamente a caso. Però qualora fosse... io non ho capito perché rideva. Qualora fosse vero cambierebbe tutto. Perché mette in mezzo te. Però ragazzi, ma me scusate me... A livello... mi dispiace dirlo. Però io ho la pace nel cuore, Max. E io percepisco da te proprio energia lupesca. Vabbè, l'ultima volta che percepito energia lupesca ero villico. Però vabbè, insomma, non mi ricordo quella Vabbè ragazzi, io, comunque al di là di tutto proprio... una crema. Al di là di tutto è palese che abbia condotto in direzione dei villici, no? Cioè ho tutelato sempre Livio, sono andato su Bianca che presumibilmente è cattiva. Se tu sei buono sai che ho protetto anche te. Quindi in realtà c'ho poco da dire. Votiamo, secondo me Livio deve votare Max e pace. Se no, se è Sergio, ancora. Bella per Sergio. Che devo dire? Ancora. Oh, e che te devo dire? Allora ti dico votate Sergio. Ma potrò dire la mia in questa, questa cittadina, no? Comunque dall'inizio votate. Ma che vuol dire dall'inizio? Eravate rimasti in tre. Vabbè, ho visto Gianluca. Gianluca è stirato. Comunque era buono. Che cazzo devo fare? Vabbè, allora... amore mio, che te devo dire? Allora, vabbè, no, va bene così, dai. Sennò ma sai è giusto che tu ti difenda, ma che devo fare? No, ma non è che mi sto semplicemente difendendo. Cioè, devo dire difendendo. Io. Non è che mi sto semplicemente difendendo. Allora, mo, vogliamo prendere sul serio quello che ha detto Gianluca, allora? Allora a me mi può venire... sì, perché no? Va bene. Vabbè, ok. Quindi Gianluca è il veggente. No, aspettami. Io ti sto dicendo che però, dall'inizio, tu c'hai avuto sta roba. Sto ma input. Che vuol dire? Poi, mo pure Sergio, io ho la pace nel cuore, c'è l'aria lupesca, però va bene, va bene tutto. C'ho avuto sto va input. Bene tutto. La decisione ora aspetta ad un Livio Marcone intriso dai dubbi. Possiamo fare una stretta su Livio? Guarda, ecco. Posso dire che come vada, sono non contento. Non sa cosa che fare, c'è lui l'indecisione. Decisions. Non dico niente, voglio solo fissare.
Gianluca sta a barare pure gli occhiali. Scorrettissimo. Ma sì. Lì è il potere. Lo scelto del potere. C'è una canzone molto simile a questa, molto bella. Max. Ci lascia Max Proietti e vincono i Villici. Grande, mi sta dormendo. I lupi un po' di pepe, dai, ci stava. Un po' di pepe. Ma un po' di pepe. Cavaliere Ema, maledetto. Io no, io ero Villico. Reggente Marra, giustiziere Livio. Tu eri Meliador, scusa? Meliador il maledetto. Ah, eri veramente il maledetto. Vabbè. Ma io vorrei capire, i due neuroni che ogni tanto si incontrano di Livio, come hanno fatto a non capire che se nessuno mi contesta e siamo tutti vivi, sarò davvero il maledetto, no? Ma vuoi mettere? Ma cosa vuoi mettere? Vuoi mettere a ammazzarti al primo turno? È bellissimo. Posso dire una cosa? Con i lupi col veggente così, con così pochi... Se esce fuori il maledetto, è finita. Mettiamo il detective. È finita, ragazzi. Era meglio il detective. Proviamo veramente perché è impossibile. Però, regà, secondo me la teoria è che cioè, quando uno dice sono il maledetto, c'è un lupo che deve dire no, sono io il maledetto. Esatto, però già te scopri subito. Te scopri subito. Va bene, ok. Però comunque sia uno dei due turni devono per forza buttarlo. Però lo vedi quanto è corta la cosa. Cioè, tu esci subito. Però comunque, pur avendo sprecato una pallottola su di te. È vero che non sa. Vabbè, avete ammazzato i due lupi precisi. Se sbagliavate uno dei due colpi, avete perso. Vabbè, ma io perché l'ho vista, Bianca. No, certo, tu l'hai vista al primo turno. Ma in realtà, se non avessi vista, era abbastanza sospetta, avendo indicato Sergio. Però il fatto è che mi ha scagionato loro due. Ma io per quello ho chiesto sia a lei che a Max. Ma se leviamo il giustiziere e mettiamo l'indemoniato? Allora, io metterei intanto il detective al posto del veggente, che è meno potente. Il detective al posto del veggente, però. Il maledetto allora lo leviamo perché non serve. Leviamo il maledetto e mettiamo indemoniato. E così però diventa molto. È un po' potente. Molto l'insinuo. L'insinuo, però comunque crea ruolo in qualcuno. No, però il fatto è. Cioè, ma secondo me. Perché il detective vede i ruoli, no? Sì, però secondo me il problema è che avere tre cattivi su otto è troppo. Lo so. Però Wendy, se lasciamo il veggente, se può fare tre cattivi su otto. Se famo come sta Di Marra, che mettiamo il. Mettiamo l'indemoniato, però lasciamo il veggente. Perché tanto insinua, quindi il veggente comunque è un po' scammato. Se vai a vedere, possiamo mettere l'insinuo o l'indemoniato, lasciando il veggente. Vogliamo provare con l'insinuo e lasciando il veggente. Va bene, comunque, no, ti dicevo la teorizzazione che hai fatto del un lupo te deve venire dietro. In realtà, io non l'ho fatto per un motivo. Io te volevo venire dietro. A un certo punto mi ero scoperto io. Davide guarda Bianca, ha guardato Bianca, esce subito l'altro lupo, è finita. Vabbè. È finito il match, però, capito? Adesso si è creata la situazione in cui il veggente ha preso secco il lupo. Però se te prende secco è finita la partita, capito? È quello. Certo. Lo so, però non c'è nemmeno una cartuccia possibile. Ecco perché secondo me va messo il detective. Vabbè, però secondo me quando il veggente prende al primo turno un lupo, la partita è molto in discesa a prescindere. Cioè, nel senso, non è che... Possiamo pure far così che non si riconoscono per niente tra di loro. Cioè, e si vede come il lupo. Sì. Vai, proviamo così. Quindi facciamo indemoniato, veggente, ma non si guardano. Esatto. Cioè, può sta. Ci sta. E poi in caso al terzo facciamo col detective. Il cavaliere come lo mettiamo, cangiante o normale? Io metterei che non si vede come il lupo. Aiuta di più i villici. Non si vede come lupo, secondo me è meglio, perché se lo vedi come lupo sei, cioè può essere sprechi un turno. Sì. L'indemoniato non si vede come lupo. Nessuno è semplicemente gioca con i lupi, ma non sa quali sono i lupi. Però i lupi sanno che è l'indemoniato. No, no, mettiamo proprio così, un aiutino piccolo, un piccolo aiutino. No, non fa niente. Gioca con i lupi. Deve votare e poi in realtà l'indemoniato ha un ruolo, è quello di fingersi veggente, cioè. Esatto, l'indemoniato deve fregare. Sì, assolutamente sì, in modo che tira fuori il veggente e comincia da lì a fare un po'. Le carte sono state date? No? Ecco. Bene, allora, adesso l'insinuo e l'indemoniato, giusto? Sì. La carta dell'insinuo e l'indemoniato, il cavaliere, cangiante? Sempre cangiante, yes. Sì, ma da peccato. L'indemoniato c'è sta la carta? No, proprio questo sì.
Ah, è vero, c'è l'indemoniato. Se Kitano si facesse il master, io potrei giocare, ma non si può fare, non si può fare. Eh? Eh? No, no, non gli va, non gli va. Ha smesso, è in pensione. Stavo a rispondere alla chat. No, lo sai perché io ti ho ammazzato? Abbiamo ammazzato? No, perché ti ho detto io e lei, io e lei potevamo un culo così, no? L'abbiamo steso. Pensa quanto sei furbo. Insieme l'abbiamo fatto. Pensa quanto abbiamo detto insieme, facciamo ancora la mascherina. La rasata laterale sembra effettivamente. Chi c'hanno? Scusa, abbiamo che pure voglio bene comunque, niente di personale. L'indemoniato poi... È un bel po' che manca lì indemoniato, che era il mio main ruolo. Non ha un potere? No. Ah. Fa caciara. Se deve... Cioè, deve fregarsi il ruolo. Però che fa l'indemoniato? Cioè, vince nulla. Che gioca come me. Non mi ricordo se viene visto come lupo. Che te ridi, Livio? Viene visto come lupo? No, non viene visto. No, no, Kitani, non si preoccupi. Sì, se vuoi giocare, fate scambiare il posto con qualcuno. Una carta in più. Ah, ah, prima mai data però se lo facevi tu c'era un giocatore in più. Oh oh. Scivolata. Sei? Qua. Ragazzi, come al solito 100 sub, terzo round, altrimenti questo è l'ultimo. Dai, questi sub. Possiamo levare la chat. Che oggi tryharding, tryharding. Let's go. È notte. Così. Oh. Oh. Che i lupi aprano gli occhi. Che li chiudino. Che l'indemoniato apra gli occhi. Che li chiuda. Che il cavaliere apra gli occhi. Che li chiuda. Che il veggente apra gli occhi. Che li chiuda. Che il giustiziere apra gli occhi. Che li chiuda. Ed è giorno! Dovete leggere un sindaquil. Ragazzi, direi che sotto la mia guida è andato liscio. Mi candido. Come l'olio, quindi se volete posso prolungare il mio mandato. Per la prima volta in vita mia mi candido anch'io. Voglio andare contro Livio. Va bene. Ok. Va bene. Vai Livio. Questa prendila, Simo. Votiamo a partire da? Ma Livio, guarda. Me stesso. Io voto... Max. Vabbè, tu sei in me debito. Stesso. Marra. Buono Bianca, vedi? Non si fa fregare dalle partite precedenti. Adesso siamo alleati, Bianca, ne sono sicuro. Allora, siccome Emma non mi voterà mai perché l'ho ucciso prima, voto me stesso. Io due, uno lì, uno io e Gianluca. E uno Gianluca. Okay. Dai, Gianluca. Gianluca. Quindi Gianluca 3. Due Max. Max sì, che se voti Max Baltaggio, se no Gianluca. Ma famo sto Gianluchino, dai, su. Andiamo con Gianluchino. Dai, dai, andiamo alla vittoria un'altra volta. Dai, dai, andiamo. Ed è notte. Musica di notte, please. Musica maestro. Un po' un chiaro di luna, se possibile. Musica, che musica. Che... I lupi aprano gli occhi, decidano chi trucidare. Chiudono gli occhi. Questa è fresca. Grazie Marco. Ciao GPT. Poi
L'indominato non fa niente. Che il cavaliere apra gli occhi e decida chi proteggere. Chiuda gli occhi. Che il veggente ponga il suo quesito. Chiuda gli occhi. Che il giustiziere decida se utilizzare. Chiuda gli occhi. Ed è giorno. Ci lasciano purtroppo una pozza enorme. In una pozza enorme di sangue, due elementi. Beh, oggi tryharding era, quindi no, c'è sta. Ma chi è? Le pallottole così? Posso? Marra e Gianluca. Ragazzi, è inutile che rosicate, eh. Cioè, Lupi, è inutile che rosicate, ho comunque fatto il culo. C'è il cavaliere proprio. Ho sparato a Gianluca. No, lo sapevo io di nuovo. Oggi proprio serata follia. Ma è il nostro sindaco. Guarda che non è il gioco e della risata. Ti ho risparmiato lì, perché avrebbe fatto molto ridere riucciderti di nuovo. Però c'è un motivo. Okay, uno, perché i miei avversari politici devono capire con chi hanno a che fare. Uno. Due, ha ricevuto troppi voti. Ok. Ma infatti non ho capito, cioè perché io l'ho sentito muoversi col giustiziere. E quindi quando l'ho sentito muoversi ho detto sono morto. Sono mortissimo. Poi quando ha detto due ho detto sono mortissimo. E non mi ha ucciso. Perché ti sei lasciato sfuggire questa occasione? Questa occasione. Chiedo, non c'è nessun altro che si... Perché vuole uccidere qualcuno a casa? No, solo Livio. E poi perché se lo meritava dalla partita prima. Ah, perché ti ha tratto in inganno. Vabbè. E quindi vabbè, i lupi hanno ammazzato Marra. Sì, però Livio, basta veramente, oh. Cioè, tu stai sabotando le partite. Allora, ti faccio una domanda. Se per due volte di fila ti capita il giustiziere, non lo prendi come un segno divino? Io potevo, si però ti volevo far giocare della vita. Dai, in realtà sotto sono buono. Ora, visto che hai fatto lo stronzo, secondo te chi sono i lupi? Gianluca? No, secondo me hai fatto una cazzata, e uno, Gianluca è buonissimo. E uno di quelli e l'altro può essere che sei tu. Perché hai votato Gianluca in maniera sospetta. Ah, e quindi io ho votato Gianluca, di conseguenza sono lupi. No. In maniera sospetta non so che vuol dire, però in realtà io ho i sospetti su di te perché poco fa hai detto a Livio, però così stai sabotando le partite. Al momento dicevi un sorriso enorme. quindi c'è o Livio ha sparato a un lupo e tu ti stai divertendo, ma se Gianluca non è un lupo, secondo me sei un lupo. Allora, la mia risata era semplicemente che mi ha fatto ridere la cosa, non perché il gioco. È proprio perché cioè dentro la mia testa, sai che balenava la parola? La parola TikTok, coglione, quindi TikTok fatto balenava nella tua testa. Vabbè, diciamo che questa volta, a differenza della partita prima, sembra che ci sia stato un senso logico nella sua giocata, perché ha detto che secondo lui ci sono stati troppi voti. Quindi è questo, però a mio avviso la prossima volta magari la prima partita lo fai, la seconda partita sei un po' più cauto, perché vorremmo giocare tutti anche. Va bene, detto questo, bravo. Visto che ci ritroviamo nella stessa situazione di prima, in cui è sempre colpa di lì, in cui abbiamo un turno in meno e quindi se sbagliamo a ammazzare è finita. Tra l'altro stavolta c'è pure l'indemoniato. Sì. Va bene, magari sì, ma io la vedo dal punto di vista pessimistico. Per quanto mi riguarda, se c'è un veggente che non ha guardato un morto o me, si faccia vivo. Se ha guardato... Ah no, anche lì non serve a niente, neanche se ha guardato Livio. Sì, basta che cioè al veggente, se ha un'informazione su voi quattro, si deve rivelare. Anche se dice è buono, però, se no, lo sapete solo. Scusa, sono noi quattro e tu? Io sto parlando di me stesso. Però pure se c'è un'informazione su te, deve uscire fuori. Non facciamo questa cosa così a caso. Io non sono d'accordo. E credo anche che Max sia l'indemoniato.
Sì, vabbè. Perché meglio sta dicendo che il veggente esca, così il veggente è considerato buono, poi se ha visto un'altra persona escludiamo anche quell'altra persona. Sì, vabbè, però questo qua, siccome quando lui tiene in mano le partite... Quando, adesso lui vuole far passare a me. Già si sta pentendo. Vuole far passare a me per cattivo. Però lui quando tiene in mano le partite, è incredibile come quando qualcuno vada a cercare di debancare la sua logica è cattivo. Io mo so cattivo per quello. No. Tu sei proprio l'indemoniato, cioè non sei cattivo. No, vabbè, sono indemoniato. Perché due motivi. Sì. Il primo sospetto è che ti sei candidato come sindaco, ho pensato al motivo per cui ti fossi candidato come sindaco rispetto al solito, e secondo me l'unico ruolo che ti spinge a fare una cosa del genere è l'indemoniato. No, la cosa che mi ha portato a fare il sindaco è perché non l'ho mai fatto, perché volevo, siccome tanto risposta giusta, era quello che mi aspettavo. Vi spiego, siccome tanto mi dite sempre che sono cattivo qualsiasi turno, ho detto vabbè, almeno stavolta provo a fare il sindaco, almeno ho dei voti importanti, nell'eventualità stavolta riesco a giocare e mi salvo. Questo è stato il mio ragionamento. Se non fosse indemoniato, i sindaci, ad eccezione di questo turno, tendenzialmente campano tanto. Quello è vero. Se non c'è il giustiziere che le sta lì e li spallottola subito. Ed è praticamente il tipo di ragionamento che ho fatto stavolta. Però sono l'indemoniato, va bene. Sì, secondo me. Anche perché non hai valutato neanche che il fatto che io stia cercando proprio l'indemoniato mi renda il meno lupo possibile. E secondo me anche tu hai capito che non sono lupo, il motivo per cui hai detto quella cosa prima. Perché se avessi pensato che sono il lupo, non l'avresti detta quella frase. Di quello che so, m'hai fatto più furbo di quello che so. Io ho detto questa cosa qui perché normalmente succede questa cosa. La cosa che succede è che in alcuni casi tu prendi in mano la partita, ed è successo molte volte che quando conduci tu e ti tiri fuori dai ragionamenti, io prendo in mano alla fine, nel momento in cui c'è un coglione lupo, che spara a caso. Io perché non so chi è stato. Max, belli quei nuovi occhiali. Hai qualche ruolo? No. Stanno bene. Ok, quindi il tuo ragionamento non conta niente a sta partita, perché dire quando tu prendi in mano la partita di soli è sopravvento. Non fa niente, perché vuol è proprio un argomento farlocco, che significa? È un argomento proprio farlocco. 30 secondi. Questi 30 secondi vorrei sapere. Ti sto dicendo solo un mio pensiero, tutto qua. Ti sto dicendo che per me tu stai dicendo un argomento farlocco. Non ti sto dicendo che sei cattivo, punto. No, ma non è farlocco, secondo me ha senso. Sapere nel tempo che scarseggia se Bianca ha qualcosa da contribuire a questo tavolo. Vi sto semplicemente ascoltando in questo momento. Non ho nulla da dire. Anche perché se lo faccio mi rompete il cazzo. Bene, si vota a partire da Livio Marconi. Lele. Ah, Lele pure io. Già. Livio. Ma raga, ridando e scherzando, Livio. Due voti per Livio. Anzi, tre per... No, Gianluca è morto, però niente. Due. Scusa, stanno... Quanto stanno? Stanno due voti Livio e... Poi mi sono perso. Due Ema. No, voto pure io Ema. Tre Ema, due Livio. Max. Che come che cazzo sta succede? Tu ne hai due, tu ne hai uno. Chi ne viene a tre? A tre io. Ah, okay. Tre ne hai due. Tre ma due Livio, uno Max. Se ne porto un altro uno non va il ballottaggio, vero? Ah, è vero. Considerate Marra. Bianca. Un voto per Bianca. Una cosa veramente atroce, ragazzi, cioè. Sono morto, ma il mio ricordo dovrebbe essere in voi. Quindi io posso scegliere tra Bianca e Max per buttare in caciara. Ma vi dirò. Vi devo dire che manderò il buon Max. Sì. Max, Livio e Emma a ballottaggio. No, siamo 3-3, lui è 2. Sì, buonanotte al secchio, fratello. Andate tutti e tre a bello di casa, ci provare. No, io e Max pensavo. Allora.
Ci sono state molte informazioni, secondo me, da questo, da queste votazioni. Perché secondo me nel momento in cui Bianca vota me, la gente dopo dovrebbe votare Bianca. È quello che ho pensato anche io. Quello che tu hai fatto. No. No, se ci pensi bene, no. Il voto più giusto era Max, o in caso Davide, ma Davide ne ha parlato perché? Proprio, quindi perché Bianca, votando a te, che sei considerato il ruolo buono, si è esposta come indemoniato. O come cattivo. E come cattivo o come indemoniato, però a mio avviso... Ma che cazzo dici? Non parlo troppo. Però a mio avviso, se io penso che Max sia un lupo dentro la mia testa, per me lei è diventata indemoniato. Ma perché pensi che Max sia un lupo? Te l'ho detto, perché il modo in cui si è esposta è un argomento farlocco. Tu c'hai un ruolo, io c'ho un ruolo, non dirò quale perché è importante io stasera stia zitto. Max è by esclusione. Allora te lo dico, secondo me, se non lo dici sei morto. Secondo me. Ma io non devo giocare con la tua logica, io devo giocare con la mia logica. Non è importante che io stasera esca. Arriva, c'è col cervello e fai come ti pare. Ma non è, cioè, non è che devo giocare come dici te, gioco come cazzo mi pare a me. Io ti dico che non è importante che io esca. Ma che cosa sta succedendo? Non ho capito. Ma non serviva, ma non serviva. Amici, continui. Sì, però ma non serviva. Aspetta, penso che ha solo messo un po' di zizzania. Calmo. No, non va bene. Spero di beccare il giustiziere e seccarti al primo turno la prossima volta. Vabbè, vabbè. Votate. Chi vota? Votate con pensiero. Sergio. Io e basta. Io voto tu, Meriador e Bianca, fratello. Ah. Ok. E io sono. Ah no, è vero, ballottaggio. Dai, Sergio. Let's go. Un barabacicci cocco. Ah, vabbè, Livio. Emma e Max. E io voterò. Max. Voto per Max. Vai, biancona. Vai, bianca. Io voto Ama. Voto per Ama. La ditta, le pulizie. No, decide Melia. Decide Melia. Se vuoi da lì, no? Voto Max. Muore Max Proietti. Ed è notte. Bene. C'è Gianluca al bagno. Aspettiamolo. Sì, Max aspetta Gianluca. Tanto c'è questa sorta di ninna nanna che è una merda, infatti, Marco. Questa è veramente scrausa. Sì. Questa è scrausina. Però tu gli puoi dire di fare una canzone simile a qualsiasi musica che tu gli dici. Ma se gli dici di fare una musica tipo musica di battaglia di Final Fantasy 9, no? Cioè, te la fa, mettila un attimo. Ma per curiosità, durante i dibattiti. Ci siamo, bene, tutti in mascheriniti. Perfetto, fate pure un po' di rumore. Grazie. Che i lupi aprano gli occhi e decidono la loro prossima vittima. Chiudano gli occhi, che il cavaliere decida chi proteggere. Chiuda gli occhi, che il veggente ponga il suo quesito. Chiuda gli occhi e che il giustiziere decida se utilizzare il suo potere. Benui. Ed è giorni! Buongiorno, porchi di! Ed oggi non è morti nessuni! Dai. Va bene. Va
Vabbè, dai. Chi è il cavaliere? Chi hai salvato? Me stessa. Te stessa? Sì. Wow. Com'è quella faccetta? Ok. Di conseguenza. Emanuele è indemoniato, siamo tutti d'accordo? Vabbè, Emanuele è malvagico. Eh sì, sei malvagico. Allora, dimmi che hai visto. Ho fatto la stessa cosa che dice Bianca. Io mi sono protetto stanotte e sono il cavaliere. Stai dicendo una stronzata. Io non volevo uscire apposta anche oggi, perché ovviamente dicendo che sono cavaliere mi elimino. Ragazzi, vi confermo definitivamente che Emma è in una posizione negativa. Tranquilla, ti crediamo 100%. Cioè, proprio non c'è modo. È malvagissimo. È proprio cattivo. E non è un lupo. Lupo indemoniato che si è cattivo. No, è l'indemoniato. Indemoniato. Ha detto Olivio, servo informazioni. No, l'informazione c'è e chi sa giocare l'ha capito. Allora io c'è solo un motivo per cui devo contrastare questa teoria. Perché se lui è l'indemoniato, io sono il lupo. No, infatti, cioè, Sergio è per forza il lupo secondo sta cosa. Cioè, a meno che non vuoi chiedere Meliador cattivo. Infatti è tra voi due. Ma è okay. Cattivo. Sergio e Max potrebbero essere cattivi. Non voglio fare accuse perché non le ho mai fatte da quando sono qui in modo aperto e diretto. Però proviamo. Andiamo per tentoni, esperimenti. Io vi ripeto, ragazzi, potete credere a quello che volete. Io sono il cavaliere e stanotte mi sono protetto. Questo è successo. Io al primo turno ho protetto Marra. E al secondo turno... E avevo protetto il primo turno è morto, quindi hai detto una cazzata. Comunque, stai sparando una marea di stronzate. Scusami, stai dicendo una cazzata dietro l'altra. Ero a prezzo. Ok, comunque sia, io vorrei far notare un'altra cosa più psicologica. Nel momento in cui abbiamo parlato di questa dinamica, sia io che Sergio eravamo d'accordo su una cosa, ovvero che io fossi buono. Ok. Cioè io non ho messo in dubbio di essere buono e lui non ha messo in dubbio non che lui è buono, ma che io sono buono. Ok? Quindi secondo questa teoria, se siamo io e lui sospetti, io sono sicuramente buono, ma c'è la terza opzione, ovvero che Emma è semplicemente il lupo. Cioè che effettivamente l'altro lupo era tra Gianluca e Max e anche l'indemoniato, cioè erano loro due lupo indemoniato, oppure Marra indemoniato, perché comunque si è morto di notte, ma i lupi non sanno che stanno ammazzando un indemoniato in realtà, e quindi in realtà siamo tutti e due buoni e Emma è il cattivo, ma comunque siamo cinque, no? Esatto. Secondo me siamo comunque safe, perché possiamo anche ammazzare prima Emma, poi Sergio, prima Sergio, poi Emma, insomma, come vorrà a voi, ma dal mio punto di vista è finita, perché voi due siete ruoli confermati. Per me vinciamo questo turno. È morto. Su questo siamo chiaro d'accordo. Secondo e c'è voi? Un buon 50% che l'hai ammazzato te. sì. 50%. Gianluca è cattivo. E infatti, allora, o hai ammazzato un cattivo o hai ammazzato il veggente e i lupi hanno ammazzato l'indemoniato. 50 e 50. Allora, lo scopriremo tra poco. Il problema è sempre uno. Non mi fido di te. Non mi fido di te. Nessuno, niente vi conferma a voi due. Niente. Livio. Sei d'accordo che Max è cattivo? Non per forza. Livio. Max indemoniato, secondo Max me. Max non è cattivo, vuol dire che siamo cattivi io, Emma? No. Secondo me c'è un cattivo vivo. Al massimo indemoniato è un lupo. Allora. No. Se c'è solo un cattivo, Emma. Max era cattivo. Perché sono morti due cattivi. No, secondo me. Emma può essere l'indemoniato. È uno di voi due lupo. Quindi se ci sono ancora due cattivi, secondo te io Ema lupo indemoniato? O io Ema lupo indemoniato? Ma ragazzi, allora, scusatemi. A parte che l'ho votato prima, ma gli sono andato contro. Ma allora, a te che cazzo te cambia? Cioè tu scusami, non sai chi è l'indemoniato e non ti cambia niente buttarlo fuori. Per confutare la cosa, semplicemente. Anche per darti un alibi. Scusate, sì. Ma andiamo al ballottaggio. Io ho una certezza, essendo cavaliere ed essendo che al primo turno io ho protetto Meliador, ho la certezza che Ema è cattivo. Di conseguenza, mandiamo lui, facciamo secco lui. Se dopo questa notte ci risvegliamo, non hanno vinto i villici, vuol dire che ci sono altri cattivi ancora in gioco. O uno o altro. Altrimenti abbiamo vinto. Sì, ma
infatti... ve lo dico per certezza, infatti, raga. No, no, ma la discussione infatti è soltanto sul chi è il lupo, se ammazzando se, Emma, se ammazzando Emma, ammazzato Emma uscirà fuori. Forse questo è una prospettiva molto positivista, sì, esatto, tipo, positiva, risolviamo, raga, i problemi quando ci si, no, quando si presentano. No, raga, ha senso. Dal mio punto di vista, no, no, è ovvio che sia Sergio se muore Emma, ok? Eliminiamo prima un cattivo. Il fatto, appunto, è che dal punto di vista di Sergio è ovvio che sia Amelia. Ma prima dava per scontato che fossi buono. Ma io dico questa cosa. Chi è che si è contraddetto? No, dico questa cosa. No, no, no. Ammazziamo Emma. Sì. Sì, io morirò. Se la partita va avanti, ovviamente. Oh, sì, muore lei. Esatto. Ok. Va bene, sì. E, vabbè, lo dico adesso nel caso comunque io muoia. Io non ho sparato, ho ancora un colpo in casa. Secondo me, se non è Emma, sei per forza tu. Proprio per forza. No. Perché, no, perché Sergio non sta a fare il gioco che stai facendo te. Cioè... tu sei bravo a creare questa dinamica. Sergio non sta creando questa dinamica. Vabbè, me so capito da solo. No, ti sei capito male. Ti sei capito male. No, perché Sergio, quando c'è stata la teoria, lui ha detto: mi devo per forza difendere io. Perché, cioè, devo per forza essere in contrasto con questa teoria. Perché altrimenti sono io il lupo. Come a dire, visto che Meli è buono. E questo è un ragionamento che potrebbe fare un lupo. No, perché il lupo io, sa chi è buono. Io lo... ok. Allora, non ho capito. Che novità. Livio, si capisce da solo e non ci capisce un cazzo. Lui sta... no, io spero, guarda. Sì. Si voti a partire da DVD Miri. Che vota Emma. Emma. Due Emma. Ora tocca Amy. Bianca. Vota Bianca. Max. Emma. Sconvolgente, Emma. Gianluca. Meliador. Emma. E quanti vanno? Meliador. Facciamo questo ballottaggio. Ok, così posso parlare. Cioè, se Gianluca è cattivo, mi ha votato. Se questa informazione in più, insieme alle altre 800 per cui io sono buono in questa partita. Ma Livio c'ha la sua idea, che si è capito da solo. E vabbè, dai, tanto mo, cioè, a me mi ha preoccupato il fatto che Emma abbia votato Bianca, perché se Emma fosse stato il lupo non avrebbe tenuto il voto neutro. Il fatto che abbia tenuto il voto neutro è una cosa da indemoniato per non dare informazioni al prossimo turno su chi tra me e Sergio è sospetto. Però ma spero che invece finisca sta partita. Lo speri. Chi altro è imputato? Beh, non dici niente, scusa. Cioè... a fine partita devo dire una cosa. Bene. Si vota a partire da Livio. Vota Emma. Chi altro vota? Muore Emma? No. Emma. Emma. Muore Emma ed è notte. Bene, 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 bene. Luca rientra e si mascherini. È notti che i lupi decidono la loro prossima vittima. Porchi. Chiudano gli occhi. Che il cavalieri decidi chi proteggere. Chiudi gli occhi. Che il veggente mi ponga il suo quesito. Chiudi gli occhi. Che il giustiziere decide se esplorare. Benissimo.
Ed è giorno. Ci lascia Bianca. Che stress. Livio, provo a rispiegartela. Perché lo sapevo che arrivavamo così. Psicologicamente, psicologicamente, un villico non sa i ruoli degli altri, quindi sa il suo. Ok, quindi istintivamente tu ti autodefinisci buono. Un lupo invece sa tutti i ruoli, quindi istintivamente sa chi sono i buoni. La differenza tra la reazione mia e quella di Sergio è che io mi sono autodefinito buono. Sergio ha definito buono me, perché Sergio ha un'informazione in più di me, ovvero il fatto che lui è il lupo e quindi sa chi sono i buoni. Io invece non lo so chi sono i cattivi. No. È questa la differenza. E non capisco come possa questa dinamica esserti sospetta. Allora, ti spiego il mio ragionamento di prima, perché non si è capito bene. È difficile. Allora, mi dici poi prima tu che cosa ne pensi. Aspetta, di prima tu che nel cosa senso ne... La mia non era una presa di coscienza della tua bontà. Per me era una semplicemente logica esclusiva. Cioè, nel senso, o sono cattivo io o sei cattivo tu. Non hai detto rimaniamo io e Melia. Hai detto devo andare contro questa teoria, perché altrimenti rimango solo io. E questo è come se tu stessi dando per scontato che io sono buono. E lo puoi fare solo se sei il veggente o se sei il lupo. Cosa che io non ho mai neanche, non mi è manco mai balenata nel cervello l'ipotesi che rimanevo solo io. Cioè al massimo siamo sospetti insieme, ma sicuro non sono solo io il sospetto se ci allora, sei tu che non, su cui non ho informazioni. Io non mi ricordo lo scambio, sarò sincero. Però se forse l'ho messa così è perché la stavi ponendo tu la teoria. No, l'ha detta Livio. Livio ha detto che Emma era l'indemoniato. E tu gli hai detto, no, io devo andare contro questa teoria perché altrimenti rimango solo io. No, perché rimaniamo io e te. Ma sì, al contrario mio, tu non hai pensato che rimanevo anch'io come sospetto. Perché? Perché sai che sono buono. Cioè, nel senso, è molto semplice come ragionamento. E a questo possiamo sommare altre cose in cui io in realtà avrei potuto fare apposta e mentire per crearmi degli alibi. Quindi non le metterò tutte le altre dinamiche che ritornando indietro nella mia partita mi rendono buono. L'unica su cui non ho potere è la tua. La tua l'hai fatta tu. Quindi io non posso aver elaborato nessuna macchinazione malvagia su quello che hai fatto te. E questo l'hai fatto. E quindi secondo me sei tu. Cioè, ovviamente adesso sei tu il lupo, ma secondo me anche prima eri tu quello sospetto. Allora, il mio problema è che tu di solito c'hai molto un'idea precisa. E stavolta hai proprio cannato tutta la partita. Cioè, stavolta tu hai dato Sergio per buono e hai cannato tutta la partita. No, e adesso stai cambiando idea, ovviamente, perché siamo rimasti in tre. È quello che mi insospettisce, perché mentre da Sergio me lo posso aspettare, da te non me lo aspetto. Io ero adesso poi vediamo alla fine, perché io non ho capito alla fine chi sarà il cattivo. Cioè, il cattivo era Gianluca, il cattivo era Max. Non lo so. No, io ero convinto che fosse Max il cattivo. E su Emma avevo sospetti al primo turno insieme a te, tanto che abbiamo votato Emma io e te. Vabbè, al primo turno. E no, certo, adesso è ovvio che per forza. No, vabbè. 90% sì, comunque. 90% sì. Però, cioè, non è che c'ho la palla di cristallo. Per me Sergio stava giocando abbastanza da buono. Però nel momento in cui tu sei confermato, lei è confermata, io so buono. Cioè, se non finisce la partita con Emma, è il cattivo, è Sergio che si è nascosto bene. Ma ha detto una cosa che l'ha fatto sgamare. Cioè, quella cosa la dice solo un lupo o il veggente che m'ha visto. Perché proprio io mentalmente non penserei mai a sono rimasto solo io come cattivo. Se io so di essere buono, non penso mai sono rimasto soltanto io come opzione. Perché non è mai possibile che essere rimasti solo te come opzione. Per forza c'è qualcuno che sta di cazzate, ok? E lui l'ha fatto in una dinamica in cui io in realtà non ero neanche confermato in cioè non avevo neanche fegato un ruolo. Solo che lui lo sa che io sono buono, perché è il lupo. Vabbè, io l'unica cosa che posso dire è che per me durante l'intera partita io consideravo sia me che te confermati buoni, ok? E quindi ora cioè hai ragione, cioè se dobbiamo prendere le testuali parole hai ragione, guarda, cioè nel senso è una mossa che mi infama come lupo. Detto questo, cioè io conoscendo
le motivazioni con cui l'ho detta. Cioè, in realtà ho pensato semplicemente, se io reputo questo il gruppo dei buoni, io ho pensato solo, non può essere Emma l'indemoniato perché reputo tutti buoni. Ora, è vero che ho preso in considerazione me, però, cioè, la mia intenzione in quel momento non era quella, semplicemente. Cioè, nel senso, per me era un... non è possibile che lui l'indemoniato. Allora, ora, allora, prima di questo turno ero abbastanza convinto fosse Meliador. La tua difesa non è una difesa da buono. Cioè, il buono... tu di solito ti, cioè, dici, no, sono buono, cioè, nel senso... Invece qua sembra solo che stai a mettere una toppa, non lo so, che palle, se tu rompi coglioni tutti e due, mamma mia. Che ti basi, cioè adesso se io rimango vivo in questa dinamica è perché non ti è piaciuto come si è difeso e non per i ragionamenti logici che lo portano a essere il lupo. Ma non so, ma sì, ma tu dimmi un attimo, tu dimmi un ragionamento allora, che ti porta a sospettare di me in tutta la partita. Cioè, guarda, ti dico, dal primo momento in cui io per il meme ho detto, guarda, secondo me mi devi ammazzare. Ti dico, se fosse successo a quasi chiunque altro, ti avrei dato ragione. Il problema è che sei te, e te sei molto brava a intortare le persone, quindi non lo so. Però la difesa di Sergio non mi è piaciuta, non era convinto. Perché i dati che hai portato non sono matematici, cioè è soltanto una considerazione così, che può essere come no. Che palle, oh. Niente, sparare al primo turno mi porta a fare la scelta definitiva e non sono pronto per questo. No. Ah, vai. No, niente. No, vabbè, cioè, nel senso... mi dà fastidio l'analisi di Livio, semplicemente. E siamo in due. Perché... scusate se sono primo, ma quello un po' tutti sempre. In serio? E appunto, se adesso sono diventato io. Io mi rendo conto di non avere argomentazioni a mio favore, perché io ero convinto fino a 5 minuti fa che eravamo tutti buoni. E quindi in che modo io mi posso infervorare in questa situazione? No, ma lo so, e infatti secondo me è proprio questo il problema. Cioè, io l'unica cosa che posso dire è che io ho nutrito il sospetto che ci potesse essere un dopo Ema, ok? Cioè, è quella la cosa. Io ho nutrito un sospetto, cioè, io ho giocato in maniera pessimistica. Tu invece hai cercato semplicemente di portare avanti una dinamica che alla fine a te andava bene per arrivare fino alla fine. Mi state a far pensare una cosa. Cioè? Però mi sembra tanto difficile... che Ema Lupo, te indemoniato e Meliador Lupo. Mi pare tanto difficile. È vero, non si però la partita. È incredibile. Tu stai quasi dicendo ammazzatemi. Madonna, che complicato. Va bene, va bene. È falso, no, è falso. Livio, è falso perché Max prima ha votato Bianca. Devi essere un po' più sveglio, cazzo. Max prima ha votato Bianca. Ok, Max no, prima. No, Max prima ha votato. Ah, è votato Ema? Ah, ok, ha votato Ema. Ok, no, pensavo avesse votato Bianca. Ok. E Gianluca ha votato me. No, 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 infatti no, sono d'accordo che era una dinamica più, diciamo, ballerina. Ma Livio, onestamente, ma se eravamo tre cattivi su cinque, ma non stavamo qui a rischiare di perdere, scusa, Ma non lo sapete? No, aspetta. Io e Ema, se fossimo stati insieme lupi, l'avremmo saputo. Avremmo giocato diversamente. Ah, sì, è un po' strano anche perché hai spinto te per ammazzare. Vai, votiamo. No. No. No, non da me. Vabbè, in pratica ha messo... qui si conclude questa partita. Vabbè, io confido in tutti gli altri. Ah, sì, è vero, perché il... Sergio Meliador. Sergio. Stai a 3 Sergio, 1 Meliador? Sì. Ah, 1 e 2. Ok, 3 Meliador. Sergio.
Tempo di me. Sergio. Ok. Ah, ok. E... va bene, il fatto che per me il fatto che Emma voti Sergio è un'ulteriore prova. E... però boh, ho già detto tutto, non credo che ci siano altre cose che posso dire in più. Cioè bisogna soltanto vedere se incontrano quei due neuroni. No, no, no. Anche perché il motivo per cui siamo qua e non ce n'è una persona in più è che l'hai ammazzati. Poi vedremo se hai ammazzato una persona cattiva o meno. Sì, sì. Vabbè, hai le chiavi in mano. Devo rifare un giro di sguardi e vedere quanto la gente è convinta. Ok. Non noi? Non sembra convinto. Ce la faccio! Non posso rischiare di partire dal muro! Che palle! Voto Sergio! Muore Sergio e vincono i villici! Madonna, bravo Livio! Ce l'ha fatta! Sembrava che si volesse far ammazzare, non capivo, non si difendeva. Perché faceva sì, effettivamente si è reso conto che se avrebbe avuto un briciolo di fiducia in me, avevamo già vinto. No, lo so, però capito, dovevamo pensare sul cavaliere. Durante la notte, Lupi, Sergio, Ema, indemoniato Max, cavaliere Bianca, veggente Marra. Veggente sì, Marra, giustiziere Livio. È un coglione! È il merda! È il merda! È colpa sua! Infatti ho fatto un turno in più ai lupi. Sì, no, no. Durante la notte c'è stata l'indecisione su chi uccidere. Ok. Io subito sono andato diretto là. È inammissibile questa cosa. Stiamo a 30 sub. Grazie Fatima. No, fate tutti come Fatima. Non è nonostante Livio. Ho deciso, ho fatto io la scelta definitiva. Io ti ho lasciato una situazione che tu dovevi buttare fuori Meliodor perché è Meliodor. Cioè, tu c'hai la possibilità di buttare fuori Meliodor e butti fuori Sergio. Mo perché, ok. Ma sembrava un po' lupo perché lui ha fatto bene. Lui stava. Guarda, che Sergio ha fatto una buona tattica. In testa mia sembrava un indemoniato. Io da indemoniato ho capito che era Sergio il lupo, perché Meliodor era veramente a rigor di logica era palesemente, lui si è contraddetto. No, allora, di palese non c'era lui niente. Lui si è contraddetto c'era un paio di volte. C'era un peso che pendeva di più dalla lui sua parte. Lui a un certo punto ha cambiato proprio le carte in tavola, è la sua difesa. È la sua difesa che non è una difesa. Io ha fatto solo bene, perché ha reso lui sospetto, quando Bianca si autodifesa. Ha reso lui sospetto, quindi quel round era tipo vinciamo questa partita o no? Per colpa di Sergio. Chi è il cavaliere? Chi proteggerà il cavaliere? Infatti l'ho votato, pensavo che era lui. Guarda, io al posto tuo avevo fatto per la partita la gente. Se il cavaliere protegge qualcuno questa notte è Meliodor che protegge, non uccidiamo Meliodor. Ho realizzato, era Livio. Era Livio da uccidere. Io ho detto chi protegge un giustiziere senza pallottola? Io mi sono detto che spara a casa, ammazza le vecchie che passano per sbaglio. Cioè veramente è un assassino questo io tizio. Io dentro la mia testa ho detto tanto il cavaliere questa sera si proteggerà sicuro, perché ero proprio convinto. Se poi sono art. E io ho detto vabbè, ammazziamo, nel senso che non ho fatto zitto, ammazziamo uno di loro, cioè. Però poi, magari meglio del cavaliere che si autoprotegge uguale, era probabile so, tanto però, quanto Bianca. Lo so, però in quel caso è un 50-50, alla fine ti sei voluto prendere la responsabilità di questa cosa. Ma a me la partita sai perché non mi quadrava, perché io Max pensavo che fosse buono, quindi per esclusione pensavo che i cattivi eravate voi tre. Poi quando Livio ha detto ma non è che Meli è lupo e lui è l'indemoniato, e c'è stava in testa mia, sai che ha detto Ema?
vabbè, notte, tipo tagliamo corto, ma andiamo avanti. Ho detto, non è che poco, c'ha ragione Livio. E quindi lì ho iniziato però un'idea. Però se pensa un po' di più a sta roba. Vivi, secondo me avremmo cercato di vincerla. Non è che ero indemoniato, ragazzi. Ma infatti... No, però mi sono perso qualcosa, allora, pensavo fosse buono. In una maniera, qui si è pensato a un certo punto che ero indemoniato. A certo punto ha fatto comodissimo questa cosa. A un certo punto ho pensato che Max avesse fegato l'indemoniato, che era il lupo. E che invece l'indemoniato fosse, no, ma io lo sapevo. Però che fosse cattivo, allora, fatto che Livio non voleva accettare che fosse cattivo Max, perché doveva accettare il fatto di aver sparato a un buono, no. Okay? E questa cosa lo colpiva nell'orgoglio, capito? Quindi continua a sperare. No, ma sai io Gianluca perché mi sono esposto? Cattivo, io sai perché mi sono esposto? Perché ho capito che Gianluca c'aveva un ruolo. A un certo punto tu avevi preso in mano la situazione e effettivamente tu la prendi sempre in mano. E quindi ho detto io adesso gli vado contro e comincio a mettere dei dubbi. Dico, se è lupo è buono perché ha detto che sono l'indemoniato. Altrimenti faccio un po' di casino. Infatti qualcuno è rimasto confuso. Poi, chiaro... No, ma infatti... Marco, grazie! Bella Marco, grazie mille. Ma infatti è quello... Cioè, ti ho detto, cioè, avevo il sospetto al primo turno. Quando tu mi sei venuto contro, ho detto, ok, sei l'indemoniato. Cioè, ovviamente dal mio punto di vista eri l'indemoniato. E questo però dal mio punto di vista mi confermava buono perché... Cioè, se io sto cercando di buttare fuori l'indemoniato, cioè io mi potrei star zitto, capito? Se so il lupo e mi accorgo che uno è l'indemoniato, mi faccio i cazzi miei. Mm-hmm. Gli lascio fare casino. Io ho cercato di tutto per farmi risultare indemoniato, perché ormai avevo capito, a parte che dico per quelli che stanno a casa, e quando stai qui e comunque cominci a pensare a tante cose essendo cattivo, è difficile anche ricordarsi chi è vivo, perché non abbiamo certo. Ecco perché io ho detto, ma mi sono trollato, però ho detto faccio di tutto per risultare indemoniato, per cercare di mettere in caciara l'unica persona che sono rimasta in vita. Sì, no, ma infatti, vabbè, cioè il fatto è che eravamo in 5, quindi potevamo permetterci di buttare fuori. Di fare di tutto Io Livio, lo sai tu quando ci avrei avuto il dubbio? Quando Meliador, che si era sbagliato palesemente, io pensavo che ti voleva convincere a dire guarda che Max ha votato Bianca. Io lì fossi stato buono, ti dico la verità, avrei votato lui perché dico ok, ha provato a fregamme. No, io pensavo lo so che era un errore vero, io sarei caduto. Ma poi di solito Francesco c'ha le idee molto chiare, il fatto che fino alla fine... No, però ho pensato, se c'è qualcuno che mi intorta meglio tra te e Sergio, sei tu. E quindi ho detto, di te non mi fido, non mi fido di te. Cioè... Fratello, di te non perché mi fido. Te giochi anche, cioè te giochi paradossalmente anche da buono quando sei cattivo, perché giochi bene, quindi... No, ma infatti, visto che lo so che poi la gente si imparanoia, ti ho portato l'unico esempio che non avevo fatto io. Cioè, l'unica cosa che ha fatto un'altra persona. Così poi soprattutto rimani vivo fino all'ultimo turno. Dici, vabbè, un po' così, però ci sta, onesto. Dai con le sub. Sì, tra poco. Ragazzi, qua dobbiamo dare un timer finale. Se arriviamo a 100 sub, giocherà Marco Chitano. 5 minuti. non esageriamo. Se Marco vuole. Se Marco vuole, si valuta. Vabbè, ci diamo un margine di fine live. È 33, io direi, che ne so, fino a 40. Ah, 40 è troppo. Vai, ci facciamo fino a 40, dai. 7 minuti, sono un sacco di sub. Visto vediamo, che abbiamo fatto vediamo. In fretta rispetto al solito. Sì. Sono molto vediamo brevi come va, vediamo come va. Al massimo allunghiamo un po'. E le cazzate pesano di più nelle partite in pochi. Avete visto che hanno bannato Amurant? No, Amurant. La decima volta. Mo non so più su chi sei. Ma di quanto sospesa? Non so. E d'altronde il reparto della pornografia è un po' in crisi. Non esce niente. Dopo Rocco non c'è più nessuno. Prima c'era il John Holmes, il mitico. Una vita per il cinema. Ma come mai ci sono? Questi credo siano di Lundini. Ma perché qua ve l'ha lasciati? Perché non gliela faceva a portasse 3-4 Bosca. Perché erano 4. C'era pure quello della Giro, che peraltro lei è venuta a prendere. Giocherà anche Lupus, Simone. Quindi potrei fare io il master. Dai, ci sta. Vai. Master e Simone gioca, ragazzi. Se vuole Simone. Mettiamo camera fissa, gioca pure Chitano. Facciamo giocare pure Chitano. Camera fissa. Mettiamo Meliador in regia. Marra, qua è un casino, Marra. Qua mancano 62 sub. Tra 6 minuti si chiude. Che tocca fa qua? Regà, qua vogliamo giocare a Lupus. Stiamo qua per giocare.
Ma non si possono scammare i sub goal, lo sapete come funziona. Chiamate KQ. Non possiamo fare sconti. Intanto purtroppo. Vi ricordo, grazie Antonio. Vi siamo ricordo... contenti sia stacca la live che fa la terza partita, non è che si mette ma piagne. Però la terza partita è un po' brutto, non riusci a farla, raga, dai. Si fa sempre, è un po' triste. Vi ricordo che domani c'è Mezzogiorno di Fuoco, a mezzogiorno su YouTube. Poi 15:21, venerdì solo live delle 15 e poi ci vediamo lunedì. Non c'è la live delle 21 venerdì. Ma quindi fate la giovedì ne fate 3? Di solito è venerdì. Ne fate 3? Sì. Solo che venerdì parto. Stagano visti. Comincia a essere impegnativo. No, ragazzi. No, non sono scazzato. Grande grazie. Marco, grazie. Marco. Un più 5, grande Marco. Non siamo a 44. Raga, non mi sto sentendo molto bene, tutto a posto. Non ti senti? Che c'hai? Sono un po' cotto. Ma a livello sintomatico o stanchezza, ad esempio? Stanchezza, ho dormito un cazzo. Poi sto callo mi sta su un... Sì, 42 gradi non aiuta. Sono proprio distrutto. Ma te stai a fare pure a piedi, stai sotto il sole più prolungato. Notte, alle 11 di sera 36 gradi. Davvero? 36. No, il Reddit, grazie Ivan. Il Reddit verrà visto venerdì alle 15. Bella wow. Ivan, grande Ivan, per i 10, grazie. Cioè, si è sabato anche qualcun altro che non ho visto. Lo ringrazio perché stavamo a 44. Rubino Dario, grazie per il sub. Siamo a 55. Ma l'hanno sbannato Rubino? Sì. Si è beccato poco, credo un giorno, due, tre, non lo so. Poco comunque. Non fa tempo. Ombra del Caos, grazie per il sub. Bello, e siamo a 56. Un bel nome. Sabato da 5 mesi. Sembra grazie. Un po' un secondo account di Maggi. Dai, ragazzi, questa è pure l'occasione buona per flexare tipo tanti mesi, no? Tipo qualcuno sabato da 2 anni, 3 anni. C'è sta un sacco di gente. Mo li possiamo leggere a dovere. Regà, intanto sentite sto pezzo quanto spacca. L'abbiamo fatto Prime. Appena adesso in Vai. Live. Cioè, poi spiega sta cosa effettivamente che avete lanciato sta bomba così durante la live. Praticamente come sì. Volete, senza magari se non volete dare troppe informazioni alla rivalità. Regà, il futuro abbiamo scoperto stamattina. Ma queste intelligenze artificiali dicono che si può fare pure la musica. Grazie, un po'. Tu carichi un pezzo di un brano che ti piace e te ne fa uno simile. Gli devi dare disciplinato, grazie. Che strumenti usa. Però sentite che figata, regà. Scusa, Marco. Devo... Sì. Ecco, c'è questo e questo alla fine. Mi sono perso qualcuno? 84, grazie. Pietro, grazie. Ma è comunque copyright free anche se prendi in considerazione musiche. Simo, grazie per il gift. Perché alla fine è un po' la stessa idea su cui stanno litigando in America gli sceneggiatori. E sulle facce pure, sì, cioè che nel senso che tu gli dai in pasto la roba Roxas, tua e poi lui la, diciamo, la reinterpreta e diventa roba ex novo su Roxas, cui te che gli hai dato in pasto la roba non prendi un cazzo. Sì, è pure un po' greve là perché proprio stanno a chiamare gli attori e gli dicono tipo, gli registrano la faccia, l'aspetto e poi con la CGI li useranno come comparse sullo sfondo e quindi proprio ti chiamano e ti registrano, qui invece... Poi prende proprio musica in giro. Però sì, il concetto è lo stesso. Cioè alla fine io adesso sto e falle mi ho messo Skyrim. Ma non è che c'erano proprio i diritti di Skyrim. Ecco, mettiamola così. Ragazzi, qua mancano meno di 2 minuti. C'è bisogno di un folle perché mancano la bellezza di 39 sub. Quindi qua abbiamo bisogno di un folle barra 2. Se no la live siamo costretti a chiuderla allo scoccare delle 22:40. Mi dispiace. Dai ragazzi, che i gattini di Marra devono mangiare qui, eh. I gattini di Marra sono costosi, dai. Abbiamo delle regole e vanno rispettate, il sub goal è sacro. Voglio lanciare guerra all'utente discepolo di Meliador. Un grande. Che è veramente un grande coglione. Un imbecille. Sai, oggi è passato in live e mi ha detto, per fortuna che parlate te e Meliador, e Livio deve stare zitto. Sì, mo lo so che sono state due partite. Flame top viscido di denaro, cuori. Mi devi succhiare il cazzo, io lo sto facendo per l'arte, io sono uno dei più felici quando si verrà staccata questa live. Grazie, perché vado a fare i cazzi miei pure in anticipo. Grazie per la sub. Viscido di denaro, ci chiami tua madre, coglione. Scusate. C'è una sub che ci siamo persi, Marco, leggiamola.
Eccolo qui. Team Foley. No, il Team Foil. Team Foil. C'è la carta foil. Mo vedrai come è 40, stacco tutto. Bannate di strappo i fili dal muro. Sì, strappo i fili dal muro dopo che mi hai detto sta cosa. Io sono preciso, non sono un viscio di soldi. Grazie, cazzi. 1205. A me sembra, no, se mi attaccano di soldi, a quanto pare mi infervoro. Io lo brucio il denaro se non ci dovessi campare. È un jogger che si sta ancora facendo. Devo campare, cioè, non è che posso, però tra un po'... Non è che so viscio di denaro. Sai quanti soldi avrei potuto fare? Sicuro il doppio. ma vale per tutti, qua. Vive l'arte, vive di Dio bello. Nessuno è viscito di denaro qua dentro, ringraziando il cielo. Vieni, si spacca. Oh, è 40. Chiamo pure la vecchietta. Marra? Ma chi spara? Ragazzi, vabbè, dai, l'abbraccio. Grazie mille per aver visto questa live. Dobbiamo staccare. Purtroppo le direttive ce lo impongono. Grazie mille per averci seguito. Abbiamo manco giocato io e Davide. Io la prima sì, Volevo un po' giocare pure, cioè, che cazzo. Vabbè. Però c'è le timidi Livio. C'è postaggio. No, la prima ho giocato, dai. L'abbiamo trainata bene. Detto questo, ragazzi, ci vediamo domani a mezzogiorno su YouTube, un evento imprescindibile, Mezzogiorno di Fuoco, un format che ormai è arrivato veramente a livelli planetari. Grazie mille, Diablo. Interplanetari, giusto, Livio? Assolutamente sì. Perché c'è una maglietta e dai, sempre forza Roma, dai. Ste sedie comunque falsano l'altezza un botto, guarda. Ma tu stai tutto un cartapecorita, è sfonnata. È rotta, cioè, la mia. Ma manca arrivare al microfono. Vero? Cioè, se vedi un nano, se sei così tutto un gobbito, come cazzo fai? Mentre se spacca la schiena. In realtà sto comodo. Grazie, 1304. Sai che sto tipo una lumaca, è come se la sedia fosse la mia. Corto, manca di che te puoi allungare, sta dietro. Io ho avuto sempre il filetto corto. Comunque mezzogiorno di fuoco, questo caldo è azzeccatissimo. Esatto, e la cosa divertente è che in quella stanza non ho neanche il condizionatore. Quindi è proprio un tryharding mortale. Tutti da Anime Night. Adesso ci vediamo domani. Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie per i 66, a chi ha creduto al terzo round. Ciao. Ciao. Che squali state arrivando.